Un mese d'agosto trafficato nel sottosuolo del centro di Napoli, dove è entrata in azione la Banda del Buco. La gang più di una volta ha provato a mettere a segno una rapina passando dalla rete fognaria. L'ultima sventata era stata progettata ai danni di una banca in via Santa Brigida. A dare l'allarme è stata la vigilanza privata dell'istituto, che ha poi chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, anche con i gruppi subacquei che hanno rinvenuto alcuni attrezzi da scasso. In realtà, più che una Banda del Buco, sembra una banda Bassotti, visto che ogni volta vengono scoperti. Già ad inizio agosto erano stati sventati altri due colpi. In quel caso i militari trovarono due buchi del diametro di mezzo metro proprio sotto una gioielleria e una banca. Pure allora i ladri, interrotti prima di portare a termine il colpo, abbandonarono i ferri del mestiere: martelli, mazze, cacciaviti e torce.